Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a quello che in redazione abbiamo definito il Mariuccia Day. Buonasera Mariuccia. Ciao, ciao amici, cara. Ciao, ciao. Devo dire che raramente mi è capitato di sentirmi così emozionato e non sto facendo l'attore perché non sono capace. Perché Mariuccia Day? Perché avete visto prima il quotidiano, probabilmente adesso è qui, nella fascia di uno, nessuno e 100.000, poi seguirà la prima puntata della nuova serie di Sergio Colmes, sì. Indaga. Mariuccia, so che è stata una fatica per te quell'ora, perché era stata un po' infortunata. No, era una fatica perché stavo molto male, molto. Però parlo un dialetto. Parla come tu, ecco, parli un dialetto. Però quando mi dice se andare alla Polivideo, io accetta da grand cœur perché... Guarda, mi ha aiutato moltissimo. Ti aiuta? Perché venivo a Teoma la mattina, un viaggio terribile, però mi arrivavo su, avevo la carrozzella e avevo un ambiente stupendo, ecco, e mi sopportava il mare. E adesso come sta te? Stasera sta bene? Sta in forma? Un pochettino meglio. Sta in forma? Sì. Perché prima dal Colmes, a Questura, tutti si aghe, uno, nessuno, 100.000. E noi, diciamo... un'oretta fa, abbiamo registrato con Mariuccia Medici una puntata di Uno Nessuno 100.000 e la raccomandazione, la grande raccomandazione, per una volta lo dico anch'io, è che dopo torniamo qui in diretta. Buon divertimento, arrivederci fra una dozzina di minuti. Allora Gassem. Hai Gassem, comincio. Gassem, Mariuccia Medici iscritta dal 1910. Cito. E varrò l'appena aspettare. Sì, mettiti in mente. Te aspettanzi. Tanto per renderci conto, nel 1910 in Ticino giravano meno di 90 automobili. Molti villaggi non avevano la corrente elettrica. In moltissime case mancava l'acqua potabile e lo stipendio del segretario comunale di Bellinzona era 2.000 franchi all'anno. E ti da se scriveva già. Ecco. Eh? E però disarruppo che stipendi già quando cominciò a lavorare. C'è pava 200 franchi al mese. Sta lì Gassem. Ah, ecco. Professione, dunque? Professione? Maestra. 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 Attualmente? Pensionata. Pensionata. Sposata? Attrice, fuori attrice. Tempo. Sposata? Maurizio Nissu. No, sono mia sposata, ma nessuno mi ha voluto. No, mi si sposava tanto con i fiori Pinin, quando mi era la prima che si innamorava tutti, ma sposava tutti. Tanti? Tutti mi sposavano, la signorina, io sposo la signorina. Ecco. Non ho trovato tante proposte allora, che ho più dopo. Signora Mariuccia, che rapporto ha con le parole? Beh, con le parole, disto che mi sono un po' cicciarona, ma... Hai garezono o no? Ma cicerona, secondo in che senso io la dico? Cicerona tanto cicciarà, perché la mia nonna la mi diceva che parla e che cicciarà. Ma capisci? E tita se? Una che? Parla. Hobby? Oddio, niente. Niente. Metto di un mio fa sport. No, ma adesso, attualmente? Adesso stare a riposo. Che lei è un bellissimo hobby. Ed è stata pronta per cominciare il gioco Uno Nessuno 100.000? Cominciai, guarda che amico, la guerra con le vincite, maladie l'oroscopo, né? Quindi... La guerra con le vincite? Sì, sì. Ok, yeah. Allora, ti dico che per prima roba ti devi trovare catafora una fra queste 10 parole. Una fra chi deschi? Questa. Ti fa un bel sacco. Questa chi te la dea, mi... Guarda, catafè, questa chi da Malandrè? No, questa chi? No, no, comincia a pomire chi barare, Dai. Non si può barare. L'unica che può vedere la tazza che cale. Sì? Summi. Guarda che guarda. Asso guarda lì. Asso guarda lì. No, guarda, la metto un chi e la tocca più nessuno. Adesso premi. Questo chi guarda me, neanche questo chi, ma te lo tenga lì da parte a te. Beh, questo verde, colore dell'equilibrio, né? Sì. Beh, sciacque. Questo. Che da lì? Allora, giù lì la brutta. Levina. Giù, mettala giù. Sei pronta? Perché adesso noi siamo pronte. Vedi per cosa fu combini più, Ecco, brava, ciao, c'è la pena. Scrivi, vedi.
guarda che la, sì, la scrivo. Partì su quei 5 minuti, eh? Ecco. Prima fase, la caccia alle lettere fino a 3 errori. Fino a 3 errori. Pronti? Allora mi cominci. Aspetta, parti il tempo. Adesso le partì. Ecco, cominci a cercare i vocali. Brava. Allora fem. No, aspetta, A come? A come attrice, guarda. Attrice. A come attrice. Sì. A Ganè, Vuna. Aspetta, marca il gioco. Prima detto quanti sì, vabbè, me lo fai subito perché è avarive. Dopo fu O come onore, perché per me è un onore avete che... Bigio, esagera mia, dai. E Ganè, tanto onore, due O. Due. Do. Bene, guarda, bravo, bene. Due. E poi fermi. E come educatrice. Educatrice Vuna. E sì che lo fai per 40 anni, l'educatrice. Poteva dare una coglina più seria. Te l'hai cantata fuori la parola. Va bene, ma dentro lì che la venia fuori. Adesso allora femmina, aspetta. R. Come? Radio. R come radio, la che mia. Manca la giornata un altro sito che la che mia. Ecco, manca la giornata che la che mia. È la che mia la radio. Oh, è già un errore questo qui. Che lì è un errore. Oddio. Allora fem. Come si aspetta? Fem T come teatro. Ti che neanche a teatro. Che mia neanche a teatro. No, aspetta, che lì è una combine però. Che è una combine? È una combina. Ma che ti passa, tra furmi che passa il tempo, sei già a 13-9, ma... Allora che fa un po' in pressa. Guarda per te. Femci, come commedia, guarda. Dai, una commedia. La commedia della tua vita. Ecco, quella è bella quella. Quella è bella. Commedia. Mariuccia, va che passa il tempo, attenzione. P come palcoscenico. Palcoscenico, vun. Mai. No, du, di gay tuo. Pi, ecco. E poi fem. Ma che te ne hai già tanti, ne hai già sei. Quanti po' di vegan? Finché ti fai tre e urta, ne fai due ma due. Allora e anche se mi L, come Lugano? Come Loretto. Lugano, Loretto, e va bene tutti e dopo che ne avevi una sola, dai. Oh, dai, potrebbe fare due. Ma ti da lì che te ne hai già 3, 6, 7. Dai, se mi amo. S. S come simpatia? Come la tua simpatia. Che è la simpatia, ma che mia è la S. Terzo errore. Allora, chi, Mariuccia, il consiglio che ti daresti? Cerca la parola. No. Mio, notte fondo. Allora, cambiamo fase? Cambia fase, seconda perché... fase. Fermi, e ferma il tempo. Adesso il tempo le fermo. Cambio la busta, che la me la dendré. Potremmo mia erda. No, questo che poi, la me la dendré. In cambio, tendo un'altra. Con un altro bel premio. Azzurro, in color freccia. Primpala. No, aspetta, sei prodotto ma porta via. Aspetta, mettela lì tu io che la da prima. Perché è mangrato mica che hai opinion. Mariuccia, sta attenta adesso. Perché a manca di un 59, ti dovrà tanto tempo. E poi di che ti fermo di lettere. Adesso mi dici quanto è lunga la parola, taghe 7 lettere, ti dici quanto è lunga per modo. A modo. Prima ti dici e fu partito il te che la parola è lunga 10. Allora adesso u. Do a modo. A modo. Allora fem N. Come 95. Come 95 N, come 95 do 9 5. E ti sei già a 9 su 10. A manca una. Allora fem I. Come la tua grande indipendenza, l'indipendenza la che? Ma la io no. Istianin. I come istianin, sì, che quel. Allora, adesso che? A che? 24 se tu vedi la parola. Altrimenti passiamo alla terza fase. Ah, lì che mia, aspetta. No, sta lì. Ah, ma la che è la parola, Ah, che è brava! Sì, ma te la lì! Aspetta, ne guarda! No, aspetta, di la parola prima di tocca la busta! RTSI!
Ma no, era tesile le sota. Ti ti devi dire che la dasura. Ah, è tacchi. Che la dasura che ti devi dire. E quello da solo sono mia. Andiamo alla terza fase. Oggi manca 50 secondi. Ma la terza fase. Dammela Andrea che la busta lì. Ciao, ciao. Dammela Andrea. Ciao. Ti vorrei avere una cala busta. Questa chi la tieni chi mi? Isto, tu ti busterà su cosa servizio. Bisogna su, c'è che da aver questa chi, altrimenti t'ave ca. T'ave ca. Rosso, 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 amore. Il meme un peu, beaucoup, tendrement, à la folie. C'è che è la roba qui? Il meme un peu, beaucoup, tendrement, à la folie. Iniziamo con la folia. I tem, tout le monde tema la folie. Cara, cher Mariuccia, tout le monde tema la folie. Allora, sta attenta adesso. Again. Perché 9 lettere su 10, che 48 secondi, va che è poco. Quando è partito sul tempo, ti ha detto che 2 lettere da abbassare, da mettere dentro la parola. Ah, metti a posto. Metti a posto, brava. Sì. Perché tu ti guardi il tuo programma, no? Sì, sì. Sì. Ti guardi, da qua. E poi ti ha detto la parola. Per fare tutta quella roba lì, ti ha 48 secondi. Madonna. Va che è mia tanti. Aspetta, cominciamo a mettere a posto. Aspetta, dita se pronta che fu partito il tempo. La sei pronta? Va bene, parto. Senti, metto a posto la... La radiatrice. Ehi. È al settimo. Mamma mia, c'è la mia. Allora, la prima N. La prima N di 95 sì. All'ottavo. 35 secondi. Allora, fem la C. No, basta, un po' di più data. Oh, e che la fase è chi? Ma te sei avaro. E sono avaro, ma guarda... Te sei orange, beh. Sono molto orange, ma è trattato come altri, mi... E credi bene? E va che manca 20 secondi. Un po' me di altri ti può dare. Senta che bene sono HT. Dimmi la parola, dimmi la parola. Aspetta, aspetta, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. E di la N di 95. La gella, 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 gella. Meno 10. E i due N che... Compleanno. Te sei sicura? Che è il mio compleanno. Ma scusa, sono sicura. Mi sono nasciuta al 18 febbraio a mezzanotte. Altro che il mio compleanno. Il 18 febbraio a mezzanotte? Sì. O è il compleanno? È il compleanno. O 18 febbraio a mezzanotte? A mezzanotte. Com'è questa storia? E allora 18 o 19? 18... No, guarda, la storia è bella che ho sulla mia mamma. Che mi, se una volta 95 anni fa in clinic si sognava, in aseva tutti in capo. Allora mi sono nasciuta proprio a mezzanotte. E la levatrice che aveva lì, dove arrivo in pisto formulare, nata alle ore... Insomma, io un po' imbrogliato, metto l'ora. Allora la levatrice la dice, ma fema il 19 alla 1. Quindi mi fai nascere un'ora dopo. Ma è sul passaporto? Sul passaporto che è sul 19. Che sul 19? Eh sì, perché ma invece ti festeggia? Perché l'atto di nascita del comune da Milano è sul 19. E io festeggio il 18 perché mi su che è il 18 a mezzanotte. Allora, adesso devo vedere se è giusta però la parola. Perché adesso non mi ingana sa. Ma la sarà giusta la parola? Mi speri, ne? I due N. E poi do... Va bene, vediamo. Ah! Auguri, Mariuccia! Tanti auguri! Meno male! Meno male da indovinata! Quanti mila franc? Mi vuoi 20.000 franc? Ti trovo i mila franc? I mila, mila o un mila, i mila. E il servizio? Dammi la busta. Ah, le dentro qui già. E chi che la verca sta qui? Per dare l'attiva, la stavolta te lo permetti. E la verdi su mi. Il regolamento dice che la busta la verdi mi. Ti aspettati mila franca. Eh sì. Chissà che mila franca che è qui. Tanzi cosa ti trovi anche la busta qui? Un'altra parola. No. Sorpresa. Ah, buongiorno, sorpresa. E sta sorpresa cosa è? Cos'è sta sorpresa? Ma cosa è sta sorpresa? E scusa, lui è giù dalla sorpresa che avrò diritto a sapere cosa è, ne? Va bene. Intanto se era lì un fiore, Sì. Da qui passa. Sì, da chi passa. A chi te che la sua è chi passa. Allora, procediamo con ordine. Sì. Andi prima da giocare, che stasera, dopo che il Colmes, vediamo, sì. Manca un buon momento, che il Sergio Colmes indaga. Sì. E che stanno presenti più me. No. Presenti più me. Chi che la presenta? Chi è la che la presenta al Colmes? Indovina. Chi è la che fa il quiz? Miuti! Chi è la che la presenta? La Carlina!
La Carlina? Sì, allora facciamo. Sì. Carla Norgauer, avanti. Oh, la ciao, Carlina Mariuccia. Ma che buonasera, sorpresa. Buonasera, ciao Chiara. Ma che sorpresa. Ma come facevo a perdervi il tuo compleanno? Ciao, come facevo? No, guai. Ma quanti anche lei che il passo insieme a mia te? Cito, Tutto se bisogna leggere da me, però. Infatti. Però ti ho tirato i capelli così ti rendrei ru. Ecco, appunto, vuoi che ti fa un lifting. Hai visto? Ti fa un lifting. Dunque, sento... Che stella, ma cosa fai? Ma una sorpresa, Lele. No, guardala un po' bene. Chi che do sorpreso tre magari? Ecco, io volevo avere un tuo parere. Cosa? Secondo te? Mi ho sentito di da quei dun che può dare svezzo di. No, dai. No, già vun sarei sa sé. No, ma secondo te le maschio o femmine? Femmina. Davvero? Dici? Ti sarei stata contenta? Io sì, no, in ogni caso. No, perché era sentito di da volta da una che l'aspettava che il maschio le si porta in avanti. In avanti. Di più. Più in avanti. Perché, mi dovrei interrompere sì, qui, Attenzione che lei dura. Buonasera. Ciao Biagi. Senti, tu sei qui anche, tanto per fare gli auguri a Mariuccia, certo. Ma perché abbiamo un triplo passaggio di consegne. È vero. Allora, giro. La prima consegna, il passaggio è il venerdì dal Caffè Souvenir all'albergo, all'Hotel Augustus. La seconda è il venerdì sera, da Uno Nessuno 100.000, a Sergio Colme Sindaga. E la terza è proprio lì. L'Hotel Augustus proprio. No, boh, a dire la verità, solo Sergio Colmes. Io pensavo già di comprare tutto l'albergo, invece mi hai lasciato solo la reception. Sei contenta dell'eredità che ti ho lasciato? Bellissima, mi è piaciuta molto, devo sì? dire. Sì. Però penso di restarci. Va bene, però non montarti la testa perché non sei la proprietaria dell'albergo. Effettivamente, quello che dicevo. Tu sei è stato solo un prestito. La gerente dell'albergo. Perché Mariuccia, secondo te, chi calè il padron dall'Hotel Augustus? Augustus. Chi calè il padron dall'Hotel Augustus? Amnoresdil. Aga un Augusto qui. Aganjiro un Augusto, un Augusto. Aganjiro un Augusto. Ma te che la compra lui? Ma secondo me, Alezzo, tratta il ben perché è il make-up, anche il suo, tratta il ben. Carlina, tu ti porti di qui, certo. Augusto Chollet, responsabile del Dipartimento Intrattenimento. Oh, ciao. Buonasera, Mariuccia. Ciao Augusto. No. Ciao, caro. Adesso ma come fai? Oh, no, grazie. Oh, che eleganza. Noi ci vediamo, lasciamo. Ciao. Mariuccia, auguri. Hai portato anche tu dei fiori, ho visto. Sì, una rosa. Mariuccia, ma che figura. Io una. Vedi il capo. Quella lì, Augusto, sono? Era un assaggio. Quante sono? Sono 95 rose. Non è vero. Sì, Mariuccia. 95? Sì, bisogna dirlo. Avete già detto che compì gli anni, vero? Sì, sì, sì. Sono 95. E quanti? 95. Allora qualche compensi c'è, ma dici. Sì, però numero pari, vabbè che sopra un certo numero si può anche regalare mazzi pari, questo lo so. No, grazie, no, mi commuovete, no, adesso parli seriamente. No, non commuovere, io sono venuto tanto per celebrare il tuo compleanno, anche questa volta, perché lo facciamo ogni 5 anni, magari è meglio farlo ogni 10, perché se no andiamo nelle spese. Dobbiamo dire qualche cosa a nome della radiotelevisione, che ti deve tanto. Ah sì? Quindi i miei auguri sono... Con delle cascette da ciapà. È la radio, è la tele che ti ha detto. Ma con delle cascette da ciapà, che bello! Sì, magari, dopo controllo. Però magari va detto qualcosa al pubblico. Al pubblico va detto che Mariuccia Medici non ha iniziato giovanissima a fare l'attrice. No? Ha 28 anni, vero? Hai fatto... Ma fissare il Ketsumi a me. La zia Giulia, qualcosa del genere, in una filodrammatica. L'abbiamo trovato sui giornali. Ah, no, perché sì, ma non facevo parte io della filodrammatica. No, era un rimpiazzo. Però si è acceso il fuoco sacro. No, perché io sono andata a trovare quei miei amici che facevano parte di una filodrammatica e stavano provando Come le foglie. E l'attrice che interpretava la parte di zia Giulia non c'era. Allora mi dice, leggiala te, e di fatto l'ho fatta io. Così, en passant. E lì si è pizzata la luce. No, si è pizzata la luce al regista, che il regista della commedia. Si è innamorato. Che era, facile, che era Ponziano Benedetti, che lavorava in municipio. Al Madì, l'incontro dopo un bel po', mi disse, senta signorina, che saresti a fare una particina alla radio? Dimmi, no, che sono mia buona, dove ne fa? No.
E allora, scusa la musne, ma sono stata un po' disastrata. E allora dico, sono là, alla radio, ma ricordi che ho mo i tendoni in velluto rosso, che ho alla radio orchestra lì, mia Madonna, tremava. E poi la prima parte mi fai fare la parte della Madonna. La Madonna. Perché era un lavoro di Natale. Però ti potevi almeno lavorare tutti i giorni, perché ti potevi la maestra. Ma no. Però te lavorare la domenica. No, ma allora ti dirò che allora la radio era proprio nostra. Nostra. Non c'era professionismo, che la mia... allora io a tutti che lavorava, anche il regista lavorava. Quindi o la domenica o la sera. E ti la domenica ti lavora per tanto tempo, d'altronde che era la domenica popolare. La domenica popolare con l'avvento di Sergio Maspoli. Per andare in tele, se devi speciare. In tele mi tocca aspettare. No, desidero che durante le vacanze mi registra un quaiatto unico, sì, che dal Maspoli. Su merdi dopo, su merdi dopo, nel 1962. Ma dopo? Nel 62 te fai quella roba lì. Nel 65, mi sono andata in pensione a 65 anni. Nel 75 ti è cominciata allora? Ho cominciato nel 76. Nel 76 si fa il Triumbat. Ecco. Augusto, ti vedo un po' in difficoltà, hai bisogno di una mano? Dobbiamo dirlo, perché lei ha fatto 40 anni la maestra e 70 l'attrice, in totale 110. Grazie, ecco, no, la voce è... Scusate. 40 e 70 facendo esagio. Mi scuso col pubblico che mi sente, perché è una voce antipatica oltretutto. No. Allora, quindi ricordiamo questo, a partire dal 1976 e poi lavorato ancora? Grazie, lasciala lì. Allora, hai lavorato alla televisione regolarmente. Alla televisione regolarmente. Allora, insomma, commedie, drammi in dialetto, ma anche in lingua. Ma veramente, io ho cominciato in lingua, alla radio. C'era il professor Calgari. Ma te lo ricordi tu? Pare. Io il professor Calgari, allora si approvava la sera dopo cena. E si registrava dopo cena. Ti fai anche a Goldoni, in... Dopo, Goldoni le passava l'altra sera, l'ho visto la prima volta. La serva affezionata, però sì, che le stai trasformate in dialetto. Dopo le stai... Sì. Scusate, io dovrei fare il conduttore di questo programma, se non sono troppo invadente, perché avrei ancora qualche sorpresina in conto. Siamo per me. Siamo in onda. Non sì, per lui. Augusto, tu volevi dai qualcosa per concludere? Hai una domanda precisa. Ho una domanda precisa. Sì. Se tu hai finito la... perché non finisce mai la storia. Tu hai studiato tutto il tuo discorso. Non finisce la storia. No, però attenzione, dobbiamo dire qualche cosa su Colmes, perché abbiamo parlato della qui presente gallina che troveremo in due versioni diverse. Allora, chiudiamo il discorso, tanto lo facciamo poi ancora fra 5 anni. Diciamo che caso unico, no, non unico, caso raro però, Mariuccia Medici si sa, non si può vivere due volte, ma avere due vite sì. Tu hai fatto la maestra, sì, e hai fatto anche l'attrice. 40 anni, ne? E hai fatto anche l'attrice. Fatto due vite diverse in un colpo solo. Grazie. Invece lei farà qualcos'altro fra poco. Noi la vedremo... La vedremo in Sergio Colmes Indaga, un po' più slanciata, perché l'abbiamo registrato qualche settimana fa. Qualche settimana fa. E poi non sai come succede, una cambia rapidamente. La come sa perché l'ha ingrassata? Chi lo sa. Comunque, spieghiamolo, è subito detto, lo sanno tutti. Sanno tutti. Ha cominciato che già aspettava, ma non si vedeva, l'ha tenuto nascosto a tutti, si è scoperto solo alla fine. E passato il tempo ormai è lì da vedere, dolce attesa, l'avete già scoperto, anche se vestita in nero così non è, nella discalina, non è così evidente. Mariuccia dice dunque che abbiamo due. Spiegato perché la vedremo il venerdì con un fisico e la domenica con un altro, perché la domenica è in diretta adesso con un fisico. Immagini e fra poco televisione con un altro, quindi abbiate pazienza 10 minuti e la vedrete ancora magra come com'era. Augusto, io d'accordo, siccome non vorrei passare il TG Notte prima di Sergio Colmes Indaga, io ti prego di accomodarti. Grazie. Ti ringrazio perché ti dovrei ringrazio, andare avanti. Grazie. Mariuccia? Stai con noi. Senti un po'. Dimmi. Sento che stai con me. Ti ricordi più o meno cosa facevi nell'anno 1951-52? Che domande. 51-52 eri? Probabilmente era uno di quei 40 anni che facevi la maestra. Eh già. E sono in pensione nel 60. Il famoso Loreto. Nella famosa L di Loreto. La L di Loreto. Con una scuola provvisoria
hanno affittato un piano di una casa, sì, lì, era un dente impignato, che è un 38, 40, 42. Che poi avete cambiato, siete andati nel 51-52. Dopo hanno costruito 52. Nel 51, esatto, siamo entrati nel Palazzo Nuovo. Esatto, allora adesso, dove è la lente? Dove l'hai mettuta la lente? Ah no, le chi da tre. Guarda un po' che la fotografia qui. Tama. Eh? È figo. Pretenda che mi conosce i fiori. No. Guarda un po', prima comincia a guardare. Insomma, io che mi pretendi una gotta, insomma. Però andiamo a vedere una classe, è proprio quella. La Marina Ambrosetti. Per esempio, che è la Marina Ambrosetti, che è la classe lì. Ma adesso mi interessa un altro, perché sta chita senti, che adesso vediamo in prima, quella che vediamo in prim pianta, senti. Ma mi interessa che il bank chi, che il che arriva, che il bank chi. Stianini. Specialmente per cominciare, che lì a destra. Questo chi? Che lì a destra, con quella bella bananota lì da cavi. Te la riconosci? Tengo ben la foto perché è da Christian Schiffer, eh? Che è lì, proprio che è lì. Ti riconosci? Lui mi ha detto che era. Tita diceva che era il Zoccaru. Era il Meccaru, già. L'ha detto lui che era. Tita diceva che era il Zoccaru. Senti, insieme alla fotografia le arriva anche a lui. Al Cide Bernasconi. No! Venga al Cide! No! Chi è che è lui? Le mie lingue. Al Cide! Ma che te conosceva? Portate anche al quaderno. Dai, al Cide! Ciao! La posa è quella che è. Alcide, però adesso mia. Aspetta al banco. Al no, tuo posto. Che... Prima al banco. Ti gasta niente a mocca il banco. Ma guarda, sì, gasta mia denta. Vediamo un po' se gasta. Prima... Io prima dalla guerra, però. Questo chi te gasta. No, allora dietro il banco, per favore. No, da Dre, vada a Dre in peva. Come si aspettava, vada da Dre in peva. Mariuccia, guardiamo la fotografia. Il compagno da banco dell'Alcide, chi calè? Chi calè? Domandica. No, no, guarda un po'. Ma non lo conosco. Guarda un po' che calè. Con Zucchio già lì. Diventa importante anche che lì, vale. Diventa un po' più importante che l'Alcide. Ale, storia di Marti, eccolo che arriva. No. Buonasera. La mia maestra. Ah, sempre un ritardo. Grazie. La Dambel. No, il fratello. Bravissima. Il fratello. Posso chiedere di accompagnarsi al. Arrivo subito, al banco, per favore. Che vogliamo vedere? Abbiamo ricordato. No, vada pure dietro. No, da pure dietro anche lei. Io ci passo. Ah, lui che passa. Allora adesso noi riusciamo. No, guardi, facciamo. Bene, benissimo. Guardateli lì. Guardate lì, 51.151, 1.205. Adesso potete riaccomodarvi qui. Beh, tornate pure, abbiamo perso anche un pezzo di microfono, sì. Ma lei ha voluto fare niente, tranquillo. Buonasera. Allora, Alcide, tu sul divano... 54 anni fa? Ti hai visto? Perché ha detto la Dambel lui? Non lo so. Perché lui, suo fratello, il Claude, quando veniva a scuola, che poi c'era una maestra per l'asilo, lui andava all'asilo, al voleva mai nada quella maestra, io vesce la Dambel ero io. Né? Prima ancora di cominciare la scuola, per me era già un mito, perché i miei due fratelli continuano a parlare della Dambel. Sì, ecco. E il suo fratello maggiore l'ho rivisto in California. In quali circostanze? In California. Entra nell'ufficio, in un ufficio viaggi. Ah sì, è vero. Scopre che ce n'è uno che parla italiano. Fa da lui letti cinesi. Dove ne è a scuola? A Lugan. A Lugan? No, sì, no. A Lureta. Fa, e chi era la sua maestra? Ma lei era la Dambel, ma la sarebbe morta. E sì. Lei la fai un urlo. No, la Dambel, ma... Però premetto, guardate, ero abbronzata, pantaloni gialli, una magliettina in seta bianca, occhiali esatto. Scuri, la memoria non la mi domanda. Ha riconosciuto. Allora parla, ma mi andà con una maestra, perché parla in sé adesso, né che una maestra parlava dialetto, e la chiamava la Dambel, la che è mo? E mi dici, ma è morta? No, credo che sopravvive, beh. Perché ogni tanto diceva, e poi la faceva questo e quest'altro, la ghemmò, ogni volta la ghemmò, di sì, sopravvive. Ha sento se la Cide che la giù la uso o che la su? No, mica non la uso, anche se ho visto che la fai fare. Io parlo italiano con la... Non sono abituato a parlare dialetto con la Mariuccia Medici e non sono neanche abituato a dargli del tu perché per noi è sempre la signorina maestra. No, era la signorina maestra. Signorina. Mai, no, mai voluto. Però ecco. E che signorina l'era?
E mi ricordo l'unico episodio, perché noi siamo stati un anno sola insieme, no? E io ho dovuto farmi operare, avevo sinusiti varie, tonsilli, adenoidi. E la signora maestra mi ha chiamato davanti alla classe e poi ha detto: dovete salutare il vostro compagno perché oggi va in ospedale. Mi ma tremava, pensavo, mia da andare all'ospedale, ma lei sapeva tutto, informata. E deve fare questo un'operazione, so. Così. So che lei davanti alla classe. No, ma mi piangeva, mi piangeva sì, diverse volte. Ma lei non era mia a toccare? Sì, le aveva il meccanismo perché lui veniva, aveva sempre un madureccio. Era tutto. Aveva sempre un sciarpone da lana in giro al collo. Aveva sempre un madagulo. E mi diceva. No, lo okay, arrivava la mattina, guarda. No, perché che il periodo lì si aveva proprio i pesci. Dopo di fare l'operazione. Dopo ha fatto l'operazione. E dopo fai scena. Sì, sì. Dimarti era geloso che la cedera al carreau della maestra. No, eravamo una bellissima classe. Bella classe. Lui era nel primo banco, adesso come il Fares lì non lo so. Si l'hai visto? Si ricorda chi con che la faceva? Bene, bene da partito. Bene. A che ma di occa ti dava bene anche quando sbagliava. No, severa, mi un mio usa purtroppo perché si impastrugnava. No, lui aveva un problema di occhi, di vista. Visca che ho su io già. Ecco, ma io già le niente. Aveva un problema forte, è stato operato diverse volte a San Gallo. Aveva gli occhi quando era in scuola, le due pupille, o due bilancieri, faceva sempre sì. Sto uscendo, che sto uscendo alla grande. No, se sì, sì, ma ricordi tutto, ma cioè, ricordi. Veramente, sono passati più di 50 anni e tante classi poi. Sì. E si ricorda. Sì. Vabbè che questi chi è diventato importante, ma chissà quanti è diventato importante. Adesso però dovrei fare un passo avanti, se mi permettete. Prego, prego. Ce lo impone un po' proprio la serata televisiva, e siamo un po' al limite, ma insomma, Mariuccia, abbiamo la maestra che ti ha sentito, abbiamo due allievi, il Dick, se posso permettermi, e l'Alcide. Chi che manca? Il direttore l'ha visto nella fotografia, è Camillo Bariffi, le sta anche a me il direttore. È mio podio di ognista. Ma sai chi che manca? Il Jackie? No, Jackie Marri la stai togliendo. Ecco. No, adesso chi per completare la scuola manca il cap da tutta la scuola, il cap della scuola. Il direttore? No, a mo più se in su. Dipartimento? E che le anche? Gendotti. Capa del governo. Onorevole Gendotti, no, venga pure. Venga pure, accide per favore, puoi spostarti di qui. Non è possibile. Buonasera. Ecco che arriva. Buonasera, auguri. Grazie. Grazie mille. Posso dirsi? Ecco. Due attacchi su quelli, le permette. Ah, che sta chi? Le permette. Sì. Legge lei. Ecco, questa è... Che ho gli occhi sifolini. A lei una dedica da parte di... Tutti i ticini parlano dialetto perché è la più semplice. Ah, mi pensi, come no? Allora, a Mariuccia, presenza vitale e gioiosa, feconda interprete e calorosa umanità e di alta bravura, con affetto e stima, la tua gente che la ta gusta, la ta mira e la ta ver ben. Carica! Quindi a Galdona non da tutti i ticini. Carica! Adesso ecco. Mi commuovete però. Sì, Bigiotta, ma è combinata. No, su mia tua amica la combinata. Adesso lo poniamo qui. Devo portare anche il lessico dialettale. No! Alva lui, Per me! Eh già. A chi che devo dare? All'essico dialettale della Svizzera italiana. Perché non l'ho prenotato, non l'avevo prenotato. È un controllo, mi dice che fai una sorpresa. No, non l'avevo prenotato. Perché te l'hai prenotato? Perché mio Dio, la mia età devi la stare all'Indrea chi? Che con il suo agudo malagatta mi. No, non è vero, però. Adesso esci la sera, ogni tanto la puoi guardare. No, questo qui. Tutti i termini in dialetto, anche perché... Ogni tanto mi salta fuori a mona poi mia amica e gente sa mia cosa lei. Sì. Cosa vuol dire? Come quando l'altro dì non dico una fassa che vuol dire? E te la ricordi più. Di strafoi, quando dicono qui strafoiati. Ma davvero... No! Siamo a posto. Ecco. Allora, abbiamo una domandina, te la fa la Carla. No, perché adesso vorrei sapere, Mariuccia, adesso è a 95 anni. E 40 anni di maestra, 70 anni di attrice, ma adesso, Fem, progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Il futuro devi aspettare da traslocare via Trevano. Sa cos'è via Trevano? Un po' di immaginiamo. Bella, abbiamo fatto una bella domanda. Abbiamo tempo. Devi fare traslocare via Trevano. Abbiamo tempo.
No, allora, abbiamo tempo di sì. Mia perché la Cinderella gatta da per lei. Comunque, ho visto che la fai 40 anni la maestra sì. E prima veniva la maestra, cioè, duma dopo si faceva al teatro. Sempre. Ma dopo la scuola. Ah, prima, guardi, Leva, siccome udì che la radio era. Già con la radio era solo nostra, nostrana veramente, non c'era professionisti, non arrivavano attori professionisti, niente. Allora tra da noi la facevamo alla sera. Alla sera, sabato. O il sabato, dopo mesdì, o la domenica. La domenica popolare si faceva, si andava a una lettura la domenica pomeriggio, un quart d'ora, un 20 minuti da pausa per bere il caffè, poi si andava in diretta. E sa sbagliava sì. Mai. Non mica che vedi di volte, che devo fermarsi. Va bene, adesso tu sei perfezionato. No, io sono in diretta, se mi ferma, e il 9:14 se mi ferma. E da una fine che ora? Sei già fuori, sei già quasi. Perché da puttana che sei moti, Senta, Soggendotti, io sì. La chiamo così perché sì, abbiamo sì. Detto che lasciamo fuori dalla... Certo che trovarsi fra i maestri una così, insomma, era tosta la situazione. No, tosta no, anzi. Ma come carattere, anzi, mia come qualità di insegnamento. Ma fai sì come ho No, lui, mia sei lui che ho mia. No, ma gli allievi con cui parlavamo prima diceva che era veramente una brava maestra. Mi voleva bene, mi volevano bene. Ecco, gli unici che mi voleva bene, dai. Mariuccia, altrimenti... tant'è vera che è arrivato c'è un caso. Cioè, è arrivato c'è chi che invidai a dire da sì. Io andi da sì, da di subito da sì, l'onorevole Marti che all'era anche distante, in cui andi da sì subito là. Dove è? Sono arrivato a Cusa da Bernac. La lascia là i bernesi, la lì. Sì, ma senza dispiacere sono venuto più se che volentieri. Appunto. E ha fatto truttare i bernesi là. Allora, adesso ha trovato un numero, Mariuccia. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti. Questa è... Lei quel che si stava di cosa è sta sorpresa? Le sta a sé la sorpresa? Accidenti, cara a te, momenti mi avevi infranto. Allora, la sorpresa continua. Voi ritroverete Mariuccia, sentite la canzone che abbiamo dedicata per il finale, Parlami d'amore, Mariu, in una versione di Vittorio De Sica, la ritroverete all'Hotel Augustus, nella prima puntata della nuova serie di Sergio Colmes indaga. Ah, sì. Dimmi, ma lì appaio solo. No. Alle 17 che la gamma in tutta la televisione. No, ma appare nel solo. Sergio Colmes. Sì. Del Sergio, sì, è la prima puntata. Poi ne mo. Ringrazio tutti, qui chiudere. No, questa è una sorpresa, difficile, guardi. Ma grazie e buona serata a tutti. È veramente una sorpresa. Ma fai venire l'infratto? La mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mariù.